Anzi, poi adesso non so cosa vuol dire vincere un mondiale, però devo dire che a livello di emozioni è stato un giorno figo. Che cosa vale per te questa medaglia di bronzo, la seconda consecutiva, cioè la seconda medaglia consecutiva al mondiale? Ma l'ho detto adesso, ho dentro un mix di roba. La cosa che mi dà noia è che volevo tantissimo, ma soprattutto perché sapevo che sarebbe stato un mondiale lunghissimo, fare in modo che la squadra si godesse ogni ragazza. E invece, secondo me, non ce lo siamo goduto come volevamo. E questo era il rammarico più grande perché poi è diventato un po' un'attesa il mondiale, perché un godersi. E questa è la cosa che mi dà più noia, perché dall'altra parte invece ho questo senso di gratitudine, perché penso di essere parecchio fortunato. E lo dico con emozione perché vestire questa maglia è tanta roba, e penso che la fortuna di un allenatore poi dipenda tanto da chi incontri sul tuo cammino, e incontrare questo gruppo di ragazze per me è stata una gran fortuna, e quindi credo che mi porto dentro queste due emozioni, il fatto di sentirmi grato per quello che ho, e dall'altra parte credo che mi dispiace che la squadra non se la sia goduta come volevo, proprio per questo, perché apprezzo così tanto quello che ho, che poi vedo che è il segreto per godersi le cose, e quindi oggi è un giorno particolare per questo, perché ho sto carico di emozioni legato a queste due cose qua, che mi fanno vivere un compleanno comunque speciale, perché altrimenti non mi emozionerebbe così tanto. Chi è che è venuto da Marotta, che c'è uno striscione? C'è il mondo, perché c'è il mio allenatore, il mio primo allenatore, c'è i ragazzi che giocavano con me, poi è arrivata Serena, poi è arrivato tutto il gruppo lì del comune di Mondolfo, e quindi un sacco di gente. Sono stati giorni difficili per te, Brasile, ieri, il giorno del Brasile, ieri, ti ho visto molto serio, molto quasi triste. Oh sì, perché abbiamo fatto un gran percorso quest'anno, è stato un percorso in cui le ragazze hanno dato tutto, e quindi saper di non potersi godere quella finale era una cosa che mi dava dispiacere, però devo dire che le ragazze sono state ancora più in gamba, perché in tanti mi hanno detto: cosa hai detto alle ragazze, cosa hai detto? Ma sinceramente la motivazione ad andare in campo a prendersi questo bronzo è partita da loro, la voglia di essere orientate verso un risultato, e forse quel senso di gratitudine che ho vissuto, no, tra ieri e oggi, proprio anche per questo, perché mi rendo conto che è una cosa speciale avere in mano questo gruppo, e penso che quest'estate sia stata una delle più toste, sia per quanto abbiamo speso per prepararla, e sia poi per quanto è stata lunga, perché 6 mesi di attività sono infiniti, è come un club, come stare in un club per una stagione, e quindi è stato veramente un cammino lunghissimo, cioè mi sembra di essere via da casa da 6 anni, e il tempo si è dilatato in questo mese. Hai un impianto per la gestione del gruppo, per qualcosa in questo mondiale? No, quello che ti ho detto, quella cosa del divertimento, ma non è il divertimento, cioè del farlo divertire, solo quello, no, di godersi giorno per giorno il mondiale, perché lo volevano tantissimo, questo mondiale, c'era una volontà incredibile, molto diversa rispetto al 2018, come l'abbiamo annunciato. Però invece è diventata più un'attesa, ecco, e l'unico dispiacere è questo, ecco, perché
sicuramente così è diventato tutto un pochino più faticoso nel vivere questo lungo mese mondiale. E c'era l'intenzione, però sento che la sensazione di non essere riuscito nell'intento di creare questo ambiente in cui ogni giorno era un giorno da vivere a pieno e non aspettare il giorno dopo.